internazionali che mettono sempre un po' spavento quando si sentono. Donald McIntyre, che è un reporter della BBC, famoso in Italia per aver fatto un'inchiesta un po' scioccante sul mondo della moda, sulle sfilate qua a Milano, ha voluto vedere cosa significhi davvero vivere da hooligan. Vita da hooligan è il titolo del documentario che state per vedere. Lui l'ha fatto andando per un anno nei sobborghi del tifo, proprio nei sobborghi assoluti di Londra, nei tifosi, conoscendo, avendo a che fare con i tifosi del Chelsea, una delle più importanti squadre inglesi. Ebbene, ha scoperto un mondo fatto di violenza, di razzismo, un mondo che si esprime attraverso un tatuaggio di uno dei tifosi che vediamo. Se fai del bene, di te non si ricorda nessuno, se fa del male, si ricordano tutti. Un mondo dove il calcio non ha più niente a che fare, ma che purtroppo gira intorno al calcio, cioè è retorico dirlo, però sappiamo che nel campionato che è in corso da qualche settimana in Italia abbiamo già visto dei gol, vedremo delle belle azioni, ci sarà molta passione, però probabilmente, speriamo di no, ci sarà anche qualche problema con il tifo. Bene, dopo il documentario approfondiremo questo aspetto in Italia. Giorgio Porà intervisterà Thuram, un calciatore molto impegnato contro il razzismo, contro ogni problema di violenza nel calcio. Ci saranno una serie di opinioni, però resta quel purtroppo, no, che suona sempre un po' banale. Suona banale perché sembra che non si possa fare niente contro quel purtroppo. McIntyre ci indica la strada della conoscenza, cioè lui passa quest'anno vissuto pericolosamente, viene da dire tra virgolette, andando nei pub, portandoseli in macchina anche i tifosi con uno strano sistema di telecamere nascoste per cogliere proprio i loro rumori, le loro parole, però andando anche a conoscere la polizia, quali uffici della polizia sono preposti a occuparsi in Inghilterra della violenza degli stadi, dei problemi del tifo, e anche nel caso con chi si occupa di razzismo, con chi si occupa di antifascismo, perché la componente che sappiamo forte è quella del razzismo. Insomma, quindi viene fuori un quadro che è inquietante, ma che va conosciuto, non va assolutamente sovvalutato. Bisogna cercare di capire perché, no? Dei ragazzi che partono in fondo tifando. Chiaro, McIntyre ci va anche allo stadio, li vede esultare per un gol della loro squadra, però li vede anche insultare e ricordare quasi con gloria, no? Vantandosene di imprese che poco hanno a che fare con il calcio, ma che al calcio sono legate. Buona visione. Questa volta McIntyre Undercover vi condurrà nel mondo degli hooligans più violenti della Gran Bretagna. Un mondo dominato da un piccolo gruppo di teppisti irriducibili che organizzano atti di violenza grazie a una sofisticata rete di comunicazione, che viaggiano per il mondo gettando la vergogna sul loro paese e che riescono sempre a sfuggire alla polizia. Il mio viaggio inizia sugli spalti, tra le tifoserie delle maggiori squadre di calcio, e termina in episodi di violenza che in futuro potrebbero impedire all'Inghilterra di ospitare i mondiali. Mi chiamo Donald McIntyre, sono giornalista della BBC. Lavoro in incognito e negli ultimi 18 mesi ho indossato i panni di 5 persone diverse, dall'infermiere al fotografo di moda. Il mio intento era fare luce su mondi su cui il giornalismo tradizionale non può indagare. E in ognuno di questi mondi la mia sola protezione era un nome falso e una telecamera nascosta. L'impresa più pericolosa è stata la mia incursione nel mondo oscuro del teppismo calcistico organizzato. L'Inghilterra detiene il primato europeo della violenza negli stadi, un primato in continua crescita. Lo scorso anno gli arresti per aggressione sono quasi raddoppiati. Oggi la violenza tende a essere più esasperata e più facilmente comporta l'uso di armi, provocando molte più vittime di un tempo.
La polizia ha cercato di dare un giro di vite ai disordini negli stadi, ma gli hooligans hanno risposto con una migliore pianificazione e trasferendo le loro azioni violente nelle strade. L'unico modo per giungere ai loro capi, a chi cioè orchestra la violenza, è usare metodi non comuni. Per più di un anno ho vissuto da infiltrato in una delle bande di hooligans più tristemente note del paese. Può darsi che il modo in cui la violenza viene organizzata sia cambiato, ma una cosa resta immutata. È sempre solo un piccolo gruppo di teppisti che rovina tutto ai danni dei tifosi corretti. Charles we were with was absolutely terrified. He's come home, put his hat and scarf down and told his mum that he doesn't want to go to football again. Oh, that's awful. How old is he? He's seven. Anche questo governo sta cercando nuove vie per affrontare il problema. Esistono gruppi di teppisti molto ben organizzati che usano metodi di comunicazione sofisticatissimi. Assisto alla presentazione di un programma governativo per sradicare il fenomeno hooligans colpendo i loro capi. Non si tratta di emarginati, di disoccupati con tanto tempo a disposizione, ma che in qualche modo si procurano del denaro. Sono persone che lavorano. La polizia può dirvi che questi signori svolgono occupazioni tra le più disparate. Provengono da ogni strato della società. Sappiamo che alcuni di loro sono persone istruite, con una buona posizione sul lavoro. Altri sono attualmente disoccupati o lo sono stati in passato. Quello che sembra tenerli uniti, la base di tutto il sistema, è la loro volontà e capacità di orchestrare e pianificare la violenza. Questo è lo schedario fotografico della polizia. Raffigura alcuni dei più pericolosi hooligans del paese e ciò che è sorprendente è che sono tutti tifosi della stessa squadra. Si chiamano Chelsea ed Hunters e i loro precedenti per atti di violenza sono impressionanti. I veicoli furono perquisiti e fu scoperto un vero e proprio arsenale. Ricevuto da un altro passeggero del treno, il gruppo era armato di razzi da segnalazione. E un poliziotto di Chelsea, fuori servizio, accoltellato alla gola, arrestati molti tifosi del Chelsea, poi rilasciati. Il governo conferirà maggiori poteri alla polizia per far fronte a questi individui, ma esattamente con chi abbiamo a che fare? Sarà compito mio mostrare per la prima volta in televisione quanto sia organizzata la loro violenza e come riescano a sfuggire alla macchina della giustizia. Ma per farlo devo prima conoscerli, diventare loro amico, fingere di essere uno di loro. Negli schedari della polizia un nome ricorre di continuo, Andy Frayne, uno degli hooligans più temuti d'Inghilterra. La polizia gli sta alle costole da anni e con qualche successo. Ha avuto oltre 30 condanne, ma gli sono sempre state comminate brevi pene detentive e ogni volta è subito tornato in strada a organizzare nuovi atti di violenza. Il suo soprannome è Nightmare, Incubo. Hello Dave, it's Nightmare. All right, are you on the road yet? Nell'anno che seguirà conoscerò Andy e lui mi racconterà di quando ha cercato di uccidere un poliziotto accoltellandolo alla gola. È il tipo di individuo in grado di comandare una folla inferocita e gli altri, soprattutto i ragazzi più giovani, sono pronti a seguirlo proprio per la sua reputazione. E il soprannome di Incubo se l'è veramente ben guadagnato e meritato. Negli schedari della polizia, il nome Andrew Frayne è spesso associato a quello di Jason Mariner. Mariner è un hooligan dai tempi dell'adolescenza e, come molti di loro, pensa di essere sorvegliato dalla polizia. E in effetti, lo è. Questo lo rende molto sospettoso degli estranei, ma devo farmelo amico se voglio arrivare al cuore degli Ed Hunters. Sono a capo di molti tifosi e si aggregano in gruppi molto chiusi, molto uniti, all'interno dei quali è difficilissimo penetrare. Come reagirebbero se scoprissero che uno di loro è in realtà un infiltrato o un giornalista? Se scoprissero che qualcuno si è infiltrato in mezzo a loro per un certo periodo di tempo, la reazione sarebbe terribile. Ribadisco che questi non sono solo dei teppisti esagitati, ma un gruppo di criminali organizzati e ho il sospetto che abbiano un'ottima memoria. Il mio viaggio ha dunque inizio. Devo osservare da vicino gli hooligans e colgo al volo l'occasione dei mondiali in Francia del 98.
Tifosi britannici sono molti e mi domando se tra loro c'è anche qualche hooligan. L'atmosfera è tesa. Cerco di mescolarmi a loro, ma mi sento un pivello. Devo anche imparare a fumare nel modo giusto. Di colpo mi trovo in mezzo ai tafferugli. Andiamocene, dai. Via, veloce. Ci sono bottiglie che volano, gli scontri sono di nuovo nel vivo. I disordini sono iniziati venerdì sera e sono continuati per tutto sabato fino a oggi, giorno dell'incontro. La violenza degli hooligans inglesi ha invaso la città e ora è una vera e propria sommossa, un lancio di bottiglie e di razzi da segnalazione. L'Inghilterra non è ancora scesa in campo e la reputazione del paese è già infangata. Ma chi c'è dietro a questa violenza? C'è qualche hooligan del Chelsea qua giù. Indosso una telecamera nascosta e vado a dare un'occhiata. In un bar trovo un gruppo di tifosi del Chelsea. In mezzo a loro, a tener banco nel suo giaccone giallo, scorgo un Ed Hunter. Riconosco subito il suo viso dalle foto segnaletiche. Lui e i suoi amici tirano coca sul tavolo del bar come se nulla fosse. Il suo comportamento violento, quindi, non è alimentato solo dall'alcol. Si chiama Stuart Glass, è uno dei capi degli Ed Hunters e amico di Jason Mariner. Si trova in Francia, nonostante la polizia si sia mobilitata per impedirgli di oltrepassare il confine. Per non essere fermato, è venuto dall'Olanda e dal Belgio. Ho conosciuto qualche hooligan del Chelsea, come quest'uomo con il berretto verde, ma sono ancora molto lontano dall'appartenere alla loro cerchia. And a red card for David Beckham. Batty's mind, don't join them. It's Batty, and he has joined them, and England again are out of the World Cup. Quando l'Inghilterra esce dai mondiali, gli hooligans hanno un'ultima opportunità per scatenare la violenza. Da anni si dice che il fenomeno è stato debellato, ma questa esplosione di violenza dimostra al contrario che è vivo e in buona salute, una presenza costante che accompagna il calcio inglese. Per il governo, che avrebbe voluto ospitare i mondiali del 2006, questi tafferugli sollevano il problema di riuscire a convincere il mondo che gli hooligans possono essere tenuti a freno. Per me sono uno scioccante esempio di ciò che sono in grado di fare. Al mio ritorno in Inghilterra dovrò diventare amico degli Ed Hunters. Riuscirò a convincerli di essere uno di loro? Hampton Hill, un ridente sobborgo della zona ovest di Londra. Un posto improbabile in cui cercare un violento teppista, ma è qui che vive Jason Mariner. È un personaggio molto conosciuto nei pub e nei bar della zona. La gente qui lo ritiene un tipo a posto, ma non so ancora dove viva esattamente. Per scoprirlo, non posso far altro che girare nel quartiere, nella speranza di imbattermi in lui. Ho saputo che ha orari strani e continuo la mia caccia giorno e notte. Trascorro ogni momento libero a studiare la storia della squadra del Chelsea. Devo sapere tutto se voglio diventare un Ed Hunter. Agosto, la prima partita in casa della stagione per il Chelsea. Il calcio è anche uno sport per famiglie e i tifosi del Chelsea nutrono buone speranze per il campionato. È ora di mettere alla prova le mie nuove conoscenze. Tra i tifosi scorgo per la prima volta Jason Mariner mentre attacca briga con uno sconosciuto. È un tifoso accanito del Chelsea e ha un abbonamento per il campionato.
ma è anche un tifoso della violenza, che per lui è altrettanto importante. È lì, dall'altra parte della strada, ma non ho modo di avvicinarmi. All'improvviso, una svolta decisiva. Scopro dove vive Jason. Avrei dovuto immaginarlo, in Chelsea Close. Noleggio un'auto vistosa nella speranza di impressionarlo, qualora lo incontrassi. Come lui, indosso un giubbotto firmato e faccio di tutto per farmi notare. Il numero civico del suo appartamento è lo stesso del suo ruolo preferito in squadra. Lo tengo sotto controllo per scoprire se ha abitudini regolari. Poi ho un altro colpo di fortuna. Si libera un appartamento in quello stesso palazzo e mi ci trasferisco. Noleggio un grosso furgone e scarico un divano di pelle con l'aiuto del mio collega Paul. Mi sono appena trasferito nello stesso palazzo di Jason. Lui non lo sa, ma sto per entrare nella sua vita. È ora di compiere l'ultimo passo. È drastico, ma è necessario se voglio che Jason mi prenda sul serio. Ladies and gentlemen, we shall soon be arriving at Reading. Non sono ancora riuscito a rintracciare Andy Frayne. Ho saputo che vive a Reading e alla biblioteca della città scopro altri particolari sul suo conto. Alla sbarra in 8 per aggressione, in 7 accusati del ferimento di un tifoso del West Ham. Ai magistrati di Reading è stato riportato che attorno alle 19.35 in un pub della città, il Flyer and Firkin, si è verificato un violento scontro tra i tifosi del Chelsea e del West Ham United. A un tifoso del West Ham, Barry Lewis, è stata inferta una ferita da taglio di oltre 10 cm, dall'orecchio fin sotto il mento, che ha richiesto 68 punti di sutura. Lewis ha inoltre riportato una lesione a un tendine del braccio che ha necessitato di altri 300 punti. Tra gli accusati del presunto reato, Andrew Frayne, abitante a Reading 32 Wensley Road. Altri imputati sono Vincent Drake di Londra, i gemelli David e Ian Sim, Anthony Covelli e Mark Alloway di Slough. Sono tutti headhunters, 6 su 7 sono stati condannati alla detenzione. Da articoli successivi scopro che le accuse sono state ritirate perché la vittima non si è presentata in aula a testimoniare. Parto alla ricerca di Frayne nei pub di Reading che frequenta abitualmente, compreso quello in cui ebbe luogo lo scontro di cui ho appena letto. Ma per il momento di lui nessuna traccia. Intanto a Hampton Hill io e Jason ci scambiamo cenni di saluto. Ora sa che sono un suo vicino. Non perdo occasione per incontrarlo casualmente. Alla fine lo incrocio in uno dei suoi ritrovi abituali, il McDonald's del quartiere. Fa freddo, ma indosso una maglietta perché veda il mio tatuaggio. Yeah, all right, mate, yeah, not so bad, yeah. I mean, be fair, he's got fucking woolly hat on and all that, a pair of sunglasses. He went to Chelsea Town. Ha funzionato, ma Jason non sembra molto colpito. Ora sa che tifo per il Chelsea e il prossimo passo è incontrarlo in un pub nei pressi dello stadio. Scelgo il giorno della partita contro l'Aston Villa, ma il campo è allagato e l'incontro è stato sospeso. Porto la telecamera addosso, cosa non facile in un pub pieno di gente, e non so dove sia Jason. Come here, where is he? Okay, well let me go over first. Yeah, I know. Jay, how you doing, man?
Jason mi ignora, ma gli sono abbastanza vicino da registrare quello che dice. La partita è sospesa, ma Jason vuole comunque scatenare qualche tafferuglio. Jason mi sopporta appena, ma la mia costanza sta per dare i suoi frutti. Parlano del prossimo importante incontro europeo del Chelsea a Copenaghen. Questo viaggio potrebbe essere decisivo. Sarà la mia prima vera occasione di ammirare Jason in azione. Jason dirige un'azienda di pneumatici nella zona ovest di Londra. Vado a trovarlo per scoprire i suoi programmi. Le autorità cercano di impedire agli hooligans di seguire le trasferte all'estero. Come fa a non essere fermato? Can't get back on the Friday. I fucking found them yesterday. No flights back on the fucking Friday. And I really, really, I need to come back on the Friday. You know what I mean? Like it's, they're based in Belgium, see? La prima cosa che scopro è che prenota solo tramite agenzie di viaggio straniere e vengo anche a sapere che non segue mai un percorso diretto, in modo da far perdere le sue tracce alla polizia. So like the last time I went there, I flew to Hamburg and got a train back from and got a train to Copenhagen. So I don't know now, fucking I've gutted. I've done my bollocks last year, you know what I mean? I went to every fucking single one and all fucking do you know what I mean? Takes you know, a big fucking I was out month. In fucking Slovakias and all that bollocks and Jesus. Do you know what I mean? And you know, I've done them all. Sweden, Italy, Spain, I've done them all. I ain't been that far, I didn't even bother with the other one, I didn't want to go. But I do want to go this one, you know what I mean? 9:55, 5 to 10, Copenhagen 11:30. Now if I'd fucking known last week, if I'd known last week we could have done it, booked up, done. And then on the Friday it was come home at 12:15, Brussels at 10 to 2, Heathrow 20 to 3. So obviously you get your hour back. Happy days. Alla fine del nostro incontro lo abbiamo convinto a viaggiare con Paul, il mio collega. Jason solitamente viaggia da solo per evitare di attirare l'attenzione delle autorità. Dopo settimane trascorse nei pub di Reading, finalmente riesco a farmi presentare qualcuno che conosce Andy Frey. Si chiama Danny Wolford. Ha solo 21 anni, ma è già un hooligan agguerrito. Trascorro con lui più tempo che posso, ma come tanti altri hooligans è molto sospettoso di chi non conosce bene. Divento il suo compagno di bevute. Danny e i suoi amici guardano con ammirazione agli hooligans più vecchi come Frayne e Mariner, e Danny li sta cercando, proprio come me. Vede il rispetto e il timore che incutono e vuole anche lui un po' di quella gloria. Appartiene alla nuova generazione di hooligans. Copenaghen, la mia grande occasione per diventare amico di Jason Mariner. Oh, che Jesus! All right, good trip. Well, yeah. Ha i nervi a fior di pelle. Teme di essere fermato dalla polizia, che sicuramente lo sta cercando. Let's get a
taxi out this way. We're going to beer first. What do you think? Get a taxi out of here in case it's Chelsea or Bill. Okay, let's go. Yeah. Oh, yeah. Jason sarà la mia guida nel mondo degli hooligans all'estero. All I want to do really is look with a few English and then go and sell you the ticket situation. Yeah. E naturalmente conosce il posto giusto. You can go to any city in Ireland. Siamo circondati da tifosi del Chelsea. Qui Jason è nel suo elemento naturale. Ho finalmente la prova di essere riuscito ad entrare nelle sue grazie. When you go to little places like Anfield, first time I ever see you, so I thought they're at it. First thing. Pensava cioè che avessimo cattive intenzioni. No, mate. Jason sa che è la mia prima volta all'estero con il Chelsea e ci tiene a raccontarmi la storia degli Headhunters. I like the way she sings. Jason si riferisce ai processi che seguirono la cosiddetta Operation Own Goal, l'ultimo importante tentativo da parte della polizia negli anni Ottanta di colpire gli hooligans con un'operazione di infiltraggio. Alcuni tifosi del Chelsea finirono in carcere, ma furono rilasciati e risarciti perché le prove fornite dalla polizia furono contestate. Il costo fu enorme e pose fine alle operazioni di polizia su larga scala di quel tipo. Tra le persone rilasciate c'era Terry Last, un altro buon amico di Jason. Jason ormai parla a ruota libera e mi racconta altre storie. Il suo racconto si interrompe solo quando emerge l'entusiasmo per l'evento imminente. Io non voglio la guerra, ma non posso andarmene perché abbiamo i biglietti insieme per la partita. Allo stadio cerco di stargli il più vicino possibile in modo che gli altri del Chelsea pensino che sono suo amico. Jason esulta perché la sua squadra si porta subito in vantaggio. Io invece non sono ancora certo di essere convincente. Nella partita i tifosi del Chelsea esibiscono uno striscione offensivo. Il loro intento è provocare e ci riescono benissimo. Ma come da copione è la persona più vicina a Jason a essere arrestata, mentre lui resta ad assaporare la gloria. Comincio a capire l'essenza del fenomeno degli hooligans.
Per qualche breve momento, Jason è il re degli spalti. La polizia danese intuisce che arrestare lui creerebbe solo maggiori problemi. Il giorno seguente i titoli dei giornali saranno eloquenti. Jason si esibisce nel saluto nazista per scaldare gli animi. Ma quel braccio alzato non è solo un gesto plateale. Ho scoperto che ha legami molto stretti con un gruppo di estrema destra, il Combat 18, di cui fanno parte altri Adapters. Una delle prime cose che la polizia trovò quando il C-18 o Combat 18 venne alla luce intorno al 1992 fu un biglietto da visita dei Chelsea Headhunters. Si verificavano aggressioni a persone, aggressioni molto violente. I pub venivano assaltati e distrutti e i loro occupanti aggrediti, uomini, donne, bambini. E ogni volta queste gang lasciavano un biglietto da visita che diceva: avete ricevuto la visita del Combat 18 dei Chelsea Headhunters. Fin dai primi giorni della sua esistenza, questo gruppo annovera quindi nelle sue file i Chelsea Headhunters come Frayne e la sua banda. In un pub, dopo la partita, Jason racconta del suo viaggio con Andy Frayne al campo di concentramento di Auschwitz. Una volta un gruppo di Chelsea Headhunters, capeggiati da Frayne, sono stati in visita al campo di concentramento di Auschwitz. Ho ricevuto una loro cartolina raffigurante il campo, che sul retro diceva: saluti dalla divisione Combat 18 degli Headhunters. Ci manchi tanto. Abbiamo appena disotterrato le ossa di tua nonna e ci abbiamo pisciato sopra. E questa è la loro mentalità. Nutrono un odio spietato. Ma resta il fatto che li compiono questi viaggi. Se c'è una partita a Varsavia, fanno tappa ad Auschwitz. E se vanno in Germania, c'è Dachau. Ho ricevuto una cartolina anche da lì. Fuori, la tensione cresce e i tifosi danesi attaccano quelli del Chelsea. Io non ci arrivo. Vengo aggredito dai tifosi del Copenaghen. Gli scontri continuano e io cerco disperatamente qualcuno dei miei compagni. Where's Mike? Mike! Sicura, 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 just acknowledge me. Una delle conseguenze del fingere di essere un ultra è che si diventa bersaglio della violenza delle fazioni opposte. Sono stato malmenato per strada, ho ricevuto calci, pugni e strattoni da un gruppo di tifosi del Copenaghen. E la stessa sorte è capitata ad alcuni dei miei compagni di viaggio. Lascio Copenaghen con qualche livido in più, ma sto bene. Il viaggio a Copenaghen mi ha avvicinato maggiormente a Jason e mi ha rivelato un lato ancora più nefasto del suo teppismo, un lato che non avevo ancora visto, le sue idee di estrema destra. In lui la politica, il patriottismo e la lealtà agli Headhunters formano una miscela esplosiva che tra le sue mani si trasforma in violenza. Torniamo insieme a Londra. Ho versato del sangue e ora Jason è felice di raccontarmi le imprese gloriose del suo passato. No one will go back inside Chelsea. All bits of Millwall.
Last game of the season we played, we got a verdict from the council and we mulched. Our starters mulched. We was 500 points. Jason non è l'unico che comincia a svelarmi alcuni segreti del suo mondo. È passato qualche mese e ora Danny Walford, hooligan di Reading e apprendista ed hunter, si fida di me. We got a youth firm, yeah? And you're probably the oldest. Is there actually a youth firm? Yeah. You actually travel two separate firms? No, we go together, but... We call ourselves the Reading Youth Firm, isn't that? Oh, well, yeah. Reading Youth. We had about 40, 50. Oh, well, yeah. We went to Oxford, yeah. There was 110 Reading went, there was about 40 or 50 youth. Yeah. And we can have it, right? I'm not saying I've done Reading and I'm in it. We had Bristol City and they've got a fucking firm. And we smashed them at Paddington. Eight of us. Their top lad, yeah, he's called Shannon. Right, I smashed him with an iron bar. Right, from there, he'd come out, he'd got it from there. Per Danny la violenza è la cosa più elettrizzante che esista nella vita. Tornato a Hampton Hill, vado in giro con una Mercedes noleggiata e cerco di sembrare qualcuno che valga la pena farsi amico. Jason crede che l'abbia pagata 40.000 sterline, ma in realtà la noleggio a 35 al giorno e solo quando so che può vedermi. Ma l'automobile ha un altro scopo. È piena di telecamere nascoste, così posso registrare le mie conversazioni con lui e i suoi amici. Prendo l'auto e vado a vederlo giocare a calcio. Da giovane Jason è stato selezionato da una squadra di professionisti. E ancora oggi crede di possedere un po' di quell'antico smalto. Sfortunatamente però la realtà è molto diversa. Dopo la partita, lui deve andare all'incontro del Chelsea contro il West Ham. Gli offro un passaggio. Oh, I'm fat. Good game, mate. Cheers, chaps. Sweet. Yeah, very. I mean, have you got any idea where you're going? No. Oh, don't start all that. Do all right. Do all right, yeah. Forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air. Yeah, right, Ted. Jason pregusta lo scontro e si esibisce in una serie di insulti razzisti. Fuck off, you black. Well, then that was you's lot there, mate, today. He fucking got his eyes shut, that old baboon. He thinks he's in the fucking tree. Why you kick my dog, call it fuck off. Actually, I just fucking thought. I set all three of them girls up, didn't I? I was a fucking fool for that. Andarlo a vedere giocare diventa un appuntamento fisso. A bordo campo, Jason rivela un'impressionante serie di tatuaggi. Ora capisco perché il mio lo aveva lasciato indifferente. Quello sul polpaccio sembra il suo motto. Se sei bravo, non se lo ricordano. Se sei cattivo, non se lo dimenticano più.
Qualche settimana dopo lo incontro nuovamente davanti al McDonald's. Voglio scoprire che programmi ha per la prossima partita contro il Leicester. I don't know. I'm in so many fucking different minds. I was going to drive up and drive home. Yeah. And go on a Friday, see? Now I haven't got a game on a Sunday. I might fucking... I don't know what to do. Do you know what I mean? Because I might have to lie out now. Yeah. Might have a drink. Well... I know a drink. Well, that's the thing, you know. We're meeting early. We're meeting at Loughborough. Which is one stop after Leicester. There's like, we've got three coaches going, we've got minibus from fucking Slough, minibus from, yeah, we've got, well, it's nowhere, Leicester would be nowhere. Yeah. Leicester would be nowhere, yeah. Un gran casino, qualcosa bolle in pentola. Oh, we'll be alright, man. We'll be alright. Per seguire in prima persona il suo piano, gli offro un passaggio. Ma quando si presenta, qualche giorno dopo, è con due amici. Ok, I'm saying nothing. The answer about Northern Ireland, you to Jack. Uno di loro è Andy Frayne, il più pericoloso degli Headhunters, un uomo con forti legami sia con il lealismo sia con l'estrema destra. Sono mesi che cerco di incontrarlo e ora che è sul sedile posteriore della mia auto, tutto assume un'aria diversa. Coordina con Jason lo spostamento di circa 150 hooligans del Chelsea in viaggio sull'autostrada M1 per scontrarsi con gli ultra del Leicester. Hello Dave, it's Nightmare. All right, are you on the road yet? I pullman sono partiti da punti diversi e seguono itinerari diversi. Gli autisti non lo sanno, ma è per evitare la polizia. Yeah, they got one from Chelsea. Said they're at Amway Amsterdam causing grief. I don't know what they're doing. They said there's another coach coming from Cheam. Somewhere in Cheam. They're going the back door. They're going to M1 something A something 6 or something like that. Said, yeah, I'm still sat on the coach. Said they're all out causing trouble. Amway Amsterdam. So they're going to run in there. They'll go. I said, how many have you got? Said, we're up to full strength. So that'll do. Beers are flowing, he said. Comincio a chiedermi in che guaio sono andato a cacciarmi. Mastico chewing gum e sorrido nervosamente per cercare di nascondere il mio disagio. John, where are you? What coach you on? It's a what? I'll fucking just passed you. No, I've just been shot. Does it say London coaches, Ken? Are you, listen to me, are you in a white London coach, Kent coach? I'm just in front of you. Frayne ha portato il numero di un contatto di Leicester con cui concordare i dettagli degli scontri. Uno scontro precedente era stato annullato perché gli hooligans del Leicester erano in pochi. And then we got to run fucking traffic. I swear to God, there must have been 70 old people. Yeah, the whole, it was about 30 police wagons. They just arrested everyone. I've got a pocket full of Ku Klux Klan calling cars. They didn't go down too well. Yeah. That's it. They got us in the jail.
Ma il peggio deve ancora venire. Jason ricorda a Andy la volta in cui ha tagliato la gola a un poliziotto. He said, you can't do that, I'm an off-duty policeman. I said, shut up, it's 1 o'clock in the morning. No, you can see us. And his bird just run off hysterical. We was laughing then. He said, oh, shit, we better get out of it. Quel giorno un poliziotto è stato veramente accoltellato. L'incidente è descritto negli archivi della polizia. La ferita ha richiesto un gran numero di punti di sutura e Frain non è mai stato catturato. Ci fermiamo a fare rifornimento. Oggi sono testimone dell'organizzazione perfetta di Frain e comincio a capire perché la polizia inglese spenda miliardi ogni anno solo per tenere gli hooligan sotto sorveglianza. Andy Frain è chiaramente impressionato dalla mia Mercedes. Sweet motor, isn't it? Eh? That's what you call smart, isn't it? Yeah, I like it. It's a nice raging Mercedes. It's a nice colour, mate. It's fun. How much is this worth, mate? I don't know a lot about money. 25 grand? Yeah, at least. 30 grand. You don't want money, don't you? It's nice. No, no, it's just... Ma non si fida ancora di me. What do you think? No, yeah. Hello, mate. All right, listen. You know that boozer? Is that in Market Harborough? Oh, Narborough, because we're at the junction now. Narborough. All right, then. Okay, then. Il coordinamento di Mariner Frain funziona e tre pullman carichi di tifosi del Chelsea arrivano in un villaggio a qualche chilometro dallo stadio di Leicester. Ma i rivali non si vedono. Al loro posto, invece, c'è un comitato di accoglienza della polizia. Ma non è una sorpresa per Jason. Saluto Andy Frain, che non ha mai pensato di venire alla partita. È venuto a Leicester solo per gli scontri. Jason decide di prendere il pullman per arrivare allo stadio, rinunciando per il momento ai suoi piani di violenza. Lo lascio sapendo che la sua aggressività repressa dovrà trovare uno sfogo e tornando a casa ascolto la radio con un brutto presentimento. Bit of aggravation in the crowd during the game with coins being thrown, and I think you're about to say some aggravation afterwards. Absolutely dreadful, David. Tell me about it. We were walking up the road and were charged by a group of absolute thugs. How many of them? There was about 20 in the group that I saw, in the first sort of wave, shouting, goading, and punching and kicking indiscriminately. How are you, mate? Qualche giorno dopo, Jason mi racconta cosa è accaduto a Leicester. So what happened? It was just fucking left, right and centre. It was just happening, you know what I mean? Just fucking in the grounds, where it normally happens in the grounds, you know what I mean? Where they like in the corner bit, you know what I mean? They stand there and where we are. I saw a chap had a mobile phone and he was in hysterics. Laughing away, and I think he was possibly giving information to his fellow cohort that they'd had a little rumble. The child we were with was absolutely terrified. He's come home, put his hat and scarf down, and told his mum that he doesn't want to go to football again. Well, that's awful. How old is he? He's seven. Dopo gli scontri, Jason non è tornato a casa. È andato a festeggiare un'occasione speciale. All'inizio dell'anno, cinque tifosi del Chelsea sono stati accusati di un'aggressione e ora due di loro sono in attesa di incarcerazione. A essere aggrediti erano stati alcuni tifosi del Tottenham Hotspur nel centro di Londra. Gli ultra del Chelsea si erano serviti di spranghe per picchiare gli avversari e poi avevano distrutto un pub.
A capo dei teppisti c'erano due famigerati fratelli, i gemelli Sim ed Hunters violentissimi e buoni amici di Jason e Andy Free. C'erano anche loro, nascosti dietro un chiosco. That's what I mean, Nightmare Tonic and Valley Light, you know, cattle top boys there didn't get nicked as well, because we was just fucking, you know, having it sort of thing. Non solo la polizia non è riuscita ad arrestare Jason, Andy e gli altri, ma ora i gemelli che hanno guidato l'attacco sono stati condannati solo a 2 anni e mezzo. Con la condizionale se la caveranno con 15 mesi. Sto per scoprire che la fedeltà alla squadra non è tutto. Quando si prevedono gravi episodi di violenza, gruppi di diverse squadre si uniscono per combattere altri gruppi di hooligans. Danny Wolford e i suoi si sono uniti ai tifosi del Millwall per partecipare a uno scontro durante la partita contro il Manchester City. I più duri tra gli hooligans si spostano ovunque ci sia la possibilità di scatenare risse. A Manchester la tensione sale. Ci sono stati tafferugli lo scorso anno durante la trasferta a Londra e ora il Millwall cerca vendetta. Lascio Danny e i suoi all'ingresso dello stadio. Danny si è già coperto con il cappuccio per nascondere il viso alle telecamere. Ho la sensazione che ci saranno grossi guai e non voglio restare coinvolto. I miei sospetti erano giusti. I disordini iniziano poco dopo. La violenza continua anche dopo l'incontro e nonostante i miei sforzi mi ci trovo in mezzo. Superintendent Clive Wolfendale has rung in about this Manchester City Millwall game. It's dangerous here, isn't it? I've been policing games at Main Road one way or another for 22 years and today was a sad return to some rather dismal, dimmer days of the past. I think this is a side of football that we don't focus on enough, you know, the mindless violence and the sense that people are, you know, they're not making an appointment to go and watch a game, they're making an appointment to go and have a bundle. That's exactly what they were doing. And you could see at the end that there were families with young children looking quite terrified. That should be what a football match is all about. Se non sono quelli del Millwall ad aggredire, ci pensano quelli del Manchester City a lanciare di tutto alla polizia. Ora ci togliamo di mezzo, ci mettiamo al sicuro. Sono gli scontri più violenti della stagione. Every police station in South Manchester is full of people arrested before, during and after the game. Qualcuno tra quelli coinvolti nei disordini non viene arrestato, racconta Danny di ritorno a Londra. I'm well, mate. Sorry. We had it with Man United just after you left us. Avevano anche fissato uno scontro con i tifosi del Manchester United. You know railway tracks? Yeah. They go like that, don't they? And then they got the bits that go like that. Yeah. You know the coil bits what screw them together? I threw one of them at a Man U fan and he fucking never heard someone scream in one life. Well, they hit him, mate. Per Danny la violenza è uno stile di vita. Questa volta Danny è stato ripreso da una telecamera, ma l'arresto e il processo non gli fanno paura. It snapped, right? It was about that long, and it had a big paddle bit on the end, and I fucking hit him about 3 times, and it snapped every time I hit him. So I got the paddle bit up, and I was fucking hitting him with that. Per Danny la prigione è un rito di passaggio, e spera che il suo amico Andy Frayne si prenda cura di lui. It's good to get a bit of time around your pal anyway. It's good to get a bit of time. Frayne, you look after me anyway. He knows so many people. Nightmare. Has he done time? Has he done time? He's done about 10 years altogether. Frayne was telling us about when he was last in, they put him on this, what, anger management course. That's what they want me to go on. No! Who wants you to go on that, mate? Anger management course and a drinking course, you know. Who said that? Alcoholic fucking. I ain't an alcoholic, though. Brainy, look after me anyway. Instead of
Invece di ispirarsi a figure rispettabili, sono gli Andy Frame di questo mondo a diventare i modelli di questi ragazzi. Per questo è importante che siano eliminati dalla società, perché sono un cancro che si diffonde. Andy Frame sembra quasi essere un mito tra gli hooligans ed è al centro dei momenti più terribili dell'anno che ho trascorso in mezzo a loro. Oggi si commemora il Bloody Sunday, il giorno in cui nel 1972 furono uccisi 14 cattolici dell'Ulster. Ma gli attivisti di estrema destra faranno qualsiasi cosa per rovinare la manifestazione. I poliziotti sono in pieno assetto per cercare di proteggere i manifestanti. Fermano e perquisiscono altri estremisti di destra che stanno arrivando. Tra questi Andy Frame, Jason Mariner e il sottoscritto. Ho appuntamento con Jason in un pub delle vicinanze e lo trovo insieme ai leader della fazione di estrema destra, il Combat 18. Con loro Jason pianifica l'attacco da mesi. Mi accorgo che beve solo acqua minerale. I don't give a fuck, that's ammunition, mate. Yeah. It's a bottle, mate, I don't give a fuck, as long as it's one of them. E mentre i manifestanti consegnano una petizione a Downing Street, gli estremisti con cui mi trovo decidono di attaccare. Alla guida del gruppo c'è Andy Frame. In prima linea, accanto al leader di Combat 18, c'è Jason. In passato ho fatto servizi su dimostrazioni come queste. Ora invece mi ci trovo nel mezzo. Sono circondato dalle tre persone con le quali ho trascorso un anno intero: Andy Frame, Danny Woodford e Jason Mariner. Oggi si sono riunite qui nel cuore di questa piccola banda di estremisti di destra. Si considerano una specie di super patrioti. Tre cose li uniscono: il calcio, il lealismo e il nazismo. E al cuore di ognuna di esse troverete sempre il signor Frame. Sto per finire con gli altri hooligans negli schedari della polizia. So che considereranno questa giornata un grande successo e che progetteranno subito l'attacco successivo, ma io sono ben felice di voltare le spalle a questi teppisti assetati di violenza. Ho registrato molti altri momenti del mio anno da hooligan. Sono stato ovunque pensavo potessero esserci degli Headhunters. Alle marce dei lealisti. A uno scontro con il Manchester United che non c'è mai stato. A derby sotto la pioggia. Persino a Mallorca, dove Jason non è mai venuto. E gli altri tifosi più accaniti non si sono fatti vedere. Da quando l'ho conosciuto, Andy Frame è stato in prigione per un'altra aggressione a un poliziotto. Ora è libero. La sua confessione nella mia auto circa il poliziotto fuori servizio che ha cercato di uccidere è molto più grave e trasmetteremo i dettagli alla polizia. L'unità antifascista di Scotland Yard sta investigando sui suoi legami con l'estrema destra. Danny, con sua grande sorpresa, è stato prosciolto per l'aggressione con il remo. Jason continua a sfuggire alla polizia e ha rinnovato l'abbonamento al Chelsea. Mi ci è voluto un anno per ottenere questa scioccante ammissione di Andy Frame, prova delle straordinarie difficoltà che la polizia e i magistrati affrontano per assicurare gli hooligans alla giustizia. Il tempo trascorso con Andy e Jason mi ha rivelato un livello organizzativo, una propensione tale alla violenza, che metterebbe a dura prova anche la più repressiva politica governativa. Un anno dopo,
mi resta la consapevolezza che la risposta al fenomeno degli hooligans sia qualcosa di molto più complicato del porre semplicemente un freno alla violenza. Danny riassume il suo essere un hooligan mentre andiamo a un'udienza in tribunale. L'Inghilterra si era candidata ad ospitare i mondiali del 2006, ma il governo inglese è pronto ad affrontare il problema del perché questa malattia si stia diffondendo tra tanti giovani nella nostra società e saprà curarne la causa invece che i sintomi. Jason mi ha condotto al cuore degli Headhunters e ora, dopo un anno in incognito, finalmente posso lasciarmi alle spalle il suo mondo.